Valerio Aioli a Giallo Pistoia, ma a parlare di un argomento veramente curioso, e cioè le radio al tempo delle radio libere, che oggi probabilmente molti ragazzi non sanno neanche forse che cosa sono. Più che altro non sanno come sono nate, che è stato un momento di grande liberazione, quasi rivoluzionario nel mondo della gioventù italiana degli anni 70. Dal niente ci si ritrovò immersi in questo universo musicale e di parole che da un lato in ascolto ci sembrò davvero il momento di connessione col resto del mondo e dall'altro ci dette la possibilità a qualcuno di noi o di loro di provare a crearne una. Beh, Ecco, era un momento anche di libertà di informazione. sì, c'era grande possibilità di intervenire su qualsiasi argomento. C'era anche grande ignoranza, non c'erano ovviamente i mezzi che ci sono oggi di sapere tutto subito. Le cose si sapevano con ritardo e quindi questo ritardo creava paradossalmente spazi di libertà che permettevano di intervenire sia musicalmente che con pareri e idee nel mondo che ci circondava. Nel tuo libro parli dell'avventura e di amicizia, però anche. Sì, è un gruppo di ragazzi che si conoscono fin da quando sono bambini e quindi insieme a poco crescono e si gettano in questa avventura un po' sconsideratamente, ma è anche un modo per cominciare a uscire diciamo, dalla cappa familiare e incontrare il mondo reale. In questo modo loro crescono rimanendo amici, ovviamente con le tensioni e anche le rotture che ci sono tra amici, tra persone che si conoscono. Una riflessione sulla radio di oggi, sulle radio di oggi. Beh, è un mondo molto diverso da quello di allora perché è molto più standardizzato. Per esempio, le etichette discografiche sono intervenute nel corso degli anni molto pesantemente per indirizzare un po' la programmazione musicale e anche a livello di contenuti, insomma, bisogna stare entro certi limiti segnati. Però la possibilità di intervenire in qualche modo con la propria creatività libera, in fondo c'è ancora.